Dal sogno del ponte alla nuova sfida della metropolitana leggera. La nuova sfida per il collegamento dello stretto da Messina alla Calabria porta il nome di Achille Baratta, l'ingegnere Achille Baratta e Massimo Maio Viecchi. C'è un nuovo progetto fattibilissimo e interessantissimo di cui parliamo oggi proprio con l'ingegner Baratta, un progetto realizzabile e ad impatto ambientale zero. Ecco, grazie. Sono molto felice di essere in questo posto meraviglioso che si chiama Taormina. Quando venivo qui con mio amico Pippo Veni, pensavo che il mondo è fatto non solo di fiori e dei panorami, che qua sono eccezionali e particolari, ma anche alle varie muraglie, le muraglie che esistono nel mondo. Mi riferisco alle muraglie cinesi, al muro di Berlino, alle mura che cingevano le nostre città, ma in questo momento in particolare al muro che ci divide dall'Italia, dall la nostra dirimpettaia. Dalla Sicilia alla Calabria ci sono pochi chilometri, ma c'è questo muro fortissimo e immaginario che continua a separarci. Il professore Campione, nel suo libro del 1980, parlava del progetto urbano di Messina. Ecco, ma e si sforzava di, attraverso Guaroni, attraverso altri architetti del tempo, di dimostrare che l'unica alternativa valida urbanistica era conglobare i centri di Messina, le sue frazioni, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e poi l'altra parte dell'Italia che guarda verso Venezia. Come nasce questa idea? Nasce guardando da Curcuraci l'attraversamento attuale dello stretto, che oggi si riduce a due piloni arrugginiti, molto invecchiati, anche forse pericolosi. E questi due piloni sono stati collegati da un cavo elettrico che per un certo tempo ha stabilizzato l'energia delle due parti. Il filo c'è stato, questo cavo c'è stato. Allora un mio amico ingegnere che era accanto a me ho chiesto: ma se invece del cavo questo collegamento tenesse una funivia, tu pensi che ce la facciamo? E lui ha detto: non c'è nessun dubbio che si possa fare. E ho rimaturato questa idea e sono andato dal mio amico Mario Ieschi, con cui circa 40 anni fa avevamo coperto una piscina coperta a lingua grossa. Poi lui progettò la piscina di Taormina, con Detenzio Funi, eccetera. E questo, da questo nacque un rapporto amichevole, e quando andai là a chiedergli, quando uno ha una certa età, gli sembra che tutto sia possibile. Ora io ho avuto questa idea. Tu pensi che sia possibile, che sia condivisibile? E l'ho espressa in poche parole, come la sto esprimendo ora a voi. Ecco, ingegnere, si è parlato per anni, per decenni, possiamo dire, del ponte sullo stretto, opera dai costi faraonici, evidentemente poi tramontata per tutta una serie di ostacoli tra chi era favorevole e chi era contrario, insomma, si è detto già abbastanza su questo. Adesso parliamo appunto della metropolitana leggera dello stretto, un'idea folgorante, certamente che coglie anche di sorpresa da parte vostra. Proviamo ad affrontare i Ma passaggi specifici che sì. rendono fattibile questo progetto. La prima domanda che le faccio nel merito è proprio quella che le accennavo in premessa, l'impatto ambientale dell'opera. Grazie. Devo fare un'altra promessa alla promessa. Il ponte non è una chimera, il ponte è un'opera che è stata realizzata, che è stata progettata e appaltata. È stata appaltata. Il ponte di Messina è stato appaltato. Si sono fatte le espropriazioni, si sono preparati tutti gli atti. Poi non si è dato corso all'esecuzione. E questo collegamento a noi ci costa 700 milioni in questo momento di diatriba tra l'impresa esecutrice, vincitrice, contraente, e lo Stato che è inadempiente.
Quello che noi proponiamo invece costa 850 milioni, 150 milioni in più Sì, c'è un drastico abbattimento dei di questa costi. compensazione. È un costo che è una frazione 0, non 10% come erroneamente si è detto del costo del ponte, è lo 0, ed è in questo 0, che si collocano i piloni, gli appoggi che vanno messi nell'ordine dalla stazione marittima di Messina fino alla fiera, lato mare, poi fino al fondo all'Annunziata e poi ancora più avanti in questi villaggi che si chiamano Annunziata, Paradiso, Contemplazione, e che altri nomi si potrebbero mettere a queste cose, a queste terre così bellissime, costellate da architettura Liberty. Poi più avanti, seguendo la strada, senza nessun impatto, fino al Capo Peloro. In questo percorso, nella parte della Sicilia, poi Tenendo conto chiaramente poi delle fermate. certo, poi c'è l'attraversamento, che è 3 km e mezzo. Certo. L'attraversamento non utilizza i vecchi piloni, perché sono ormai inutilizzabili, ma si è progettato un elemento decorativo, leggerissimo, sempre contraventato. E in questo attraversamento, che avviene proprio il clou del progetto, si ritorna indietro passando da Villa San Giovanni e andando fino a Reggio Calabria all'aeroporto. Come avviene questo collegamento? Avviene utilizzando l'autostrada che va da Salerno fino a Reggio Calabria. Quando progettavamo abbiamo detto: ma se noi riusciamo a fare una campata di 3 km e mezzo, perché queste campate di questa funivia non le facciamo di 2 km e mezzo? E questa è poi la vera chiave di volta della novità, perché noi questo percorso di 37 km lo superiamo a tratti di 2 km, sono 40 tratti. E questi tratti danno anche vantaggio dal punto di vista costruttivo, perché seguendo la nuova legge degli appalti si potrebbe realizzare a lotti, evitando un mega appalto. Ecco, 40 appalti separati che vanno in parallelo. Ecco, un aspetto importante sul quale vale la pena assolutamente soffermarci è il fatto che voi avete studiato in maniera capillare le criticità appunto ambientali, in particolar modo mi viene in mente la problematica dei venti, sulla quale voi non soltanto avete studiato la situazione, ma avete pianificato l'impiego, l'utilizzo e riutilizzo proprio delle correnti stesse in termini di energia eolica. Sì, ecco, allora, i vecchi filosofi dicevano: utilizza i difetti. Allora, quali sono i difetti dello Stretto di Messina? Il mare, il vento e il mare. Allora, per il vento, Marieschi disse: ma scusa, allora le funivie che ci sono in montagna, allora non è che non c'è vento, là il vento c'è. E allora, poi io dissi: vabbè, casomai quando c'è cattissimo vento non le facciamo fermare. E allora ogni appoggio di questi abbiamo previsto una piccola centralina energetica che tenga conto dei venti, eccetera, anche per rilevarli nel tempo e farne dei diagrammi, per cui poi si potrà sapere più o meno quali sono i momenti critici, qual è la spinta del vento in ogni punto. Per studiare analiticamente il problema, perché non è che se noi ora abbiamo sognato questa cosa dobbiamo dire che è solo un sogno, dobbiamo dire che è una cosa fattibile, Giustamente ecco, dice visionari sì, ma fino a un certo in punto. poco tempo e in modo creativo. Ma la vera chiave di volta di questo progetto è venuta alla fine, perché avevamo pensato prima di mettere in questi 40 piloni che sono alti 70 metri, e delle piccole macchinette che creano energia elettrica, ultima generazione, che non ingombrano ma invece producono molto. Ma alla fine, siccome in questi piloni, per controbilanciare questa funivia, si è previsto di mettere due fili che saranno a 30 metri di distanza uno dall'altro. Ecco, in modo da creare una sorta di bilanciamento. Certo. Ecco. E allora, in questi fili, poi all'ultimo momento, si è deciso di mettere dei pannelli fotovoltaici trasparenti. E questi
pannelli fotovoltaici trasparenti farebbero la più grande sorgente di energia eolica e fotovoltaica del sud, oppure d'Italia, ecco, ovviamente ancora. Sono 37 km per 0,30, per 30 metri, ecco, questa è la superficie che si può Senta utilizzare. ingegnere, l'area dello stretto è anche un'area SIC ZPS, zona a protezione speciale. Sì. E lo stretto di Messina, ha diverse caratteristiche che possono essere anche negative come positive. E la cosa principale è che si tratta di zona sismica e per cui Ad alto rischio ad sismico. alto rischio sismico, e anche questa cosa che dice lei che non è trascurabile, perché la conformazione dello stretto è tale che attira tutte le cose belle della vita, gli uccelli, il pesce spada, tutto, perché è un punto di raccolta e di passaggio. Ma noi di questo equilibrio non turbiamo niente, perché le funi saranno messe a 70 metri. A 70 metri la fune non si vede, si Quindi, vedrà come ogni dire, tanto, secondo si lei sono vedrà ogni state anche un po' tanto. enfatizzate alcune problematiche sollevate in passato a tal proposito. Senta, Sì, soffermiamoci proprio su questo passaggio che è poi ineludibile, forse il più importante, zona a rischio sismico. l'attraversamento dell'elettrodotto a suo tempo ha avuto tutte le approvazioni. Il ponte, per essere cantierabile, ha dovuto avere per forza tutte le approvazioni. Articolo 17 e articolo 18 della legge sismica, della legge 64 del 74. Noi presumiamo di essere su questa scia e di, naturalmente, quando sarà il momento, di ottenere queste approvazioni. Ma la nostra c'è un'altra caratteristica, c'è la caratteristica della sicurezza. Perché nel caso veramente ci fosse un sisma, essendo noi energicamente autosufficienti, potremmo garantire il collegamento che invece gli altri non riescono mai Ecco, a mi garantire. corregga se sbaglio, voi addirittura prevedete un sistema di allarme? No, prevediamo che la nostra funivia percorra il suo percorso anche in caso di sisma in cui mancherebbe l'acqua, la luce, ci sarebbero tutte le fondazioni. La nostra sarebbe autosufficiente e quindi potrebbe essere l'unica fonte di collegamento. Quindi supererebbe anche questa ulteriore criticità. Ecco, è così. Ma la cosa principale è questa, che la funivia, servendo tutte le frazioni del comune di Messina e anche tutto quello che c'è tra Villa San Giovanni e l'aeroporto, collega anche l'università, le sfiora e quindi ne permetterebbe un domani un conglobamento. Quindi si assorbirebbero le due aree, diciamo Ecco, che perché in pochi diventerebbero un po' un minuti le due tutt'uno. università potrebbero essere collegate e questa è una realtà attuale, perché anni fa, quando Campione scrisse il suo libro Progetto Urbano di Messina, le università in Calabria non c'erano. Ora ci sono, e invece accorpandosi e sviluppandosi potrebbero creare veramente un'università moderna del sud, che Quindi possiamo purtroppo dire non che la c'è. svolta economica non è soltanto, ecco, quella del sensibile abbattimento No, dei ecco, costi, ma guai, quello che guai. poi verrebbe prodotto dopo la Ecco, realizzazione noi dell'intervento. vogliamo creare un nuovo centro del sud che sia interregionale e che interessi tutti i livelli produttivi, sociali e che divenga il vero centro di propulsione del nostro sud, che non c'è. Opere faraoniche, opere particolarmente impegnative, richiedono dei tempi di predisposizione più o meno abbastanza lunghi. In questo caso, questo progetto, in quanto è stato ideato? Anche qui è una sfida, perché certamente, perché noi prevediamo, come dicevo prima, 40 lotti in parallelo, senza espropriazioni. E allora questo potrebbe essere realizzato in 18 mesi, tutto questo. E quindi, rispetto ai tempi faraonici del ponte, tutto quello che succede anche nelle piccole opere pubbliche, che si fanno sospensioni che durano anni, poi si riprendono. La sua Sicilia, la sua terra, come se la immagina per quelle che saranno le future generazioni e cosa le piacerebbe lasciare? Ma io, questa faccia accondiscendente, poi in definitiva sono un rivoluzionario. Non un rivoluzionario del sangue, perché quello non mi confà, ma un rivoluzionario culturale, sì. Le barriere non le accettiamo, i perdoni non li vogliamo,
Noi vogliamo soltanto che i nostri figli restino qui, che la nostra terra sia dato il giusto, che sia dato quello che gli spetta. E il turismo, la bellezza sono connessi con lei e non possiamo mai scindere dalla nostra personalità. Grazie, ingegnere. Grazie a voi.